siamo fra Villa Literno e Ischitella, in provincia di Caserta. Questa è una delle zone con più alta densità di allevamenti di bufala. Ci sono 190.000 animali solo in provincia di Caserta e guardate com'è la situazione. Immondizia gettata qui di ogni tipo e specie. E qui a pascolare delle splendide bufale. Gente maleducata e schifosa che viene al mare o che passa di qua, e per non allungarsi alla discarica che noi abbiamo a Castelvolturno, che sono 15 chilometri, buttano tutto qua fuori. Voi qua fate un prodotto di eccellenza, la mozzarella di bufala, certo. E le bufale pascolano in mezzo a sto schifo. Non si deve far vedere prima la spazzatura, si deve far vedere prima dove la vengono tenute. Signora, a livello visivo vedo prima la spazzatura, poi vedo la prostituta e poi vedo le bufale. No, come no, perché se lei si mette niente, a livello visivo di là, vengono prima le mucche. Quindi mi devo spostare di là. Allora io non di qua, dico, è troppo comodo così, comodo mettere sempre il lato negativo, non sta bene. Noi abbiamo fatto due volte il reclamo al sindaco, e al quale abbiamo detto di mettere quantomeno delle telecamere. Perché le telecamere fanno sì perché che... Perché Lago Patria era così... Mettendo una sola telecamera abbiamo risolto. A un certo punto tutto pulito, ho guardato, hanno messo la telecamera. Ecco, a Lago Patria scaricavano anche i reflui delle bufale. Tutto. La vecchia masseria, insieme a un'altra azienda che si chiama La Maria Rosa, scaricavano direttamente le deiezioni animali nel Lago Patria. Lo facevano attraverso delle vasche non impermeabilizzate che finivano in un corso d'acqua, che finiva nel lago e che finiva direttamente in mare. Queste sono le immagini del blitz della Capitaneria di Porto che, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha portato al sequestro di un'area di oltre 75.000 metri quadri. I due allevamenti si erano costruiti un sistema fai-da-te di fognatura per i liquami, che per legge andrebbero invece raccolti in dei vasconi e sparsi sui terreni. Buongiorno signora, sono una giornalista. Questo è l'allevamento Maria Rosa, giusto? No? E cos'è, una casa? Questa è una casa. Bufala ce l'avevamo pure noi. Ce l'avevate, perché questo è un allevamento. Poi l'abbiamo tolto perché il governo ci ha mangiato sano e sano. Sono 3 anni che abbiamo tolto le bufale, stiamo ancora pagando contributi, tasse, come è bello. Non ne potevamo più, l'abbiamo tolto. Quante bufale aveva lei, signora? Io avevo quasi 300 bufale. Grosso l'allevamento. L'azienda nostra era pulitissima, pulita al 100%. Qui non se ne va più. Lì
marocchini, li trovate dentro questa strada. La strada tutta scassata. Prostitute. Prostitute. Fuori alla. Lì stanno sempre 3-4 di quelle. E la plastica che bruciano. A sera devo chiudere le porte perché il naso lo devo trovare. Queste coballe stanno qui, non ne parliamo proprio. Poi signore, in una zona d'eccellenza della mozzarella di bufala, tutti sti rifiuti che bruciano, eccetera, non è il massimo, no? Il governo dovrebbe stare più. Eh beh, sulla campagna. Anche perché qua cosa dovevano fare? Non ho capito, ma signore. Ma che ne so? Perché non a fare questo? Ma è un canale pieno di melma. Pieno di. Ma quello non vengono a pulire. Ci butteranno un'ezza da dentro. È un bello schifo. Sì, sì, è un bello schifo, veramente. Questo qui dovrebbe scorrere. Ma è bloccato, non scorre. Ma perché non vengono a pulire? Scusatemi, l'estate qui non si può stare. Ci credo. Perché puzza di una cosa pazzesca. Ah, sera ci dobbiamo chiudere dentro, perché puzza. Lì in fondo c'è un sacco di monnezza, lì. Allora, se piove, l'acqua dovrebbe scorrere. Ma se la non vengono a pulire, la cosa logica si ferma. La signora ha ragione, guarda qua, ci sono i pneumatici proprio dietro casa della signora, sul canale. Guarda qui, una discarica a cielo aperto, guarda, rifiuti di ogni tipo, così proprio in mezzo alla campagna, pezzi di sedie, ombrelli, calcinacci, qua ci sono resti di costruzioni edilizie, ci sono anche dei bei simboli che ti fanno capire che, insomma, lasciarli qua così all'aperto non è il massimo. Scarichi industriali, e questo è il canale. Là in fondo c'è la casa ex allevamento della signora. Il canale qui è proprio stagnante, non c'è neanche più l'acqua, ma semplicemente è una discarica. Guarda, qua ci sono ancora i sacchi dei rifiuti. E prosegue così, un canale di scarica. Sono una giornalista, stavo facendo un'indagine qui nella zona per i bufalini e gli scarichi di liquame. C'è Claudio Diana? Sì, ma sta lavorando in questo momento. Non ci posso parlare? No, perché era stata sequestrata, no, questa azienda? No, non è stata mai sequestrata questa azienda. Un'area, sì. Sì, ma perché non andate a rompere le scatole da un'altra parte che noi stiamo lavorando? Per piacere, andate a intervistare altre aziende. Noi ci stiamo a buscare, gli altri venite a rompere poche scatole. Qua già non si lavora, non si fa un cazzo e venite pure a rompere, per piacere, signore. Da un'altra parte. Infatti sto cercando anche la Maria Rosa che era stata sequestrata con voi in Quiblitz della Capitaneria. Noi qua buttiamo il sangue dalla mattina alla sera, siamo sei fratelli, non si dorme neanche la notte per lavorare. Siamo andati alla visione di Don Brucazzo. Però signora, scaricavate nel lago, no? Andate a fanculo! Però scaricavate i liquami nel lago! Allora, se no te ne vai come carabinieri! Me ne stavo andando, mi ha gentilmente chiuso la porta in faccia. Non si lavora, non si vende! E voi continuate a rompere le scatole invece di aiutarci! Io non è che ho rotto le scatole, signora, le ho solo fatto una domanda. Ma non è una buona pubblicità per noi, per la campagna. Perché se voi continuate a dire che la mozzarella è inquinata e via dicendo, e non lavoriamo qua, ma che fine dobbiamo fare? Però se scaricavate i reflui nel lago, anche quello non fa una buona cosa per la campagna. Ma andate a vedere se siamo stati sequestrati oppure no, non siamo noi. La masseria e la Maria Rosa nell'operazione della Capitaneria di Porto? La masseria siete voi. Ma non siamo stati sequestrati proprio per niente, mi dispiace. È un'area di quanto? 3.500 metri quadrati. Bene, volete andare? Voglio chiamare i carabinieri. Ma è Claudio Diana? Il signore in macchina? No, non è lui, è uscito, non c'è. Lei è Claudio Diana. Sono il fratello. Ci sta un sequestro per... Ci stava... 5-6 metri di cubi di letame, stava messo in una
area non autorizzata. Quindi avevate il liquame in un'area non autorizzata. No, il liquame, letame, lettiera. Per fare il prezioso latte, le bufale devono continuamente partorire. Se nasce femmina, nessun problema. Ma se nasce maschio? Se nasce maschio è considerato inutile, perché non fa il latte e la sua carne è troppo costosa. Il suo destino è la morte. Ma gli allevatori più crudeli, anziché mandarli al macello, li lasciano morire di fame e di sete. Come mostrano queste immagini, girate durante il sequestro dell'allevamento La Maria Rosa a Villa Literno in provincia di Caserta. È l'allevamento La Maria Rosa? No? Sa dov'è? È questo qua davanti, che però adesso è vuoto, le ha mandate al pascolo le bufale? Non lo so, perché io non ce l'ho i bufali che partorisce. Ci abbiamo solo i piccoli noi. Ah, lei tiene solo i piccoli? Solo i piccoli. Le femmine però, non i maschi. Ma i maschi che fine fanno? Non lo so, a me sono tutti piccolini. Però tutte femmine? Lei non ha maschi? Ci sono solo qualche maschio per accoppiare. Quelle dei tori? E quelli che non fanno i tori? Quando si fanno i non ce l'ho io. Ma dico, quelli... Chi li vende? Chi li regala? Quelli a 10 giorni, se gli va bene, vanno al macello, no? Piacere, Giulia Innocenzi. Io sto facendo un lavoro sui bufalini maschi delle bufale. Sì. E ho visto che il vostro allevamento era stato sequestrato per questo problema, perché avevano trovato un cimitero di bufalini. Sì. Li lasciate morire di fame? No. Come no? Allora è successo che mio mamma ci viene l'infarto. Ah, mi spiace. Noi non ci stavamo nessuno qua in azienda. Perché stava fuori mia mamma, non stava qua, stava da mia sorella, stavamo tutti quanti là e praticamente stavano solo gli indiani e hanno fatto quel macello. E adesso come siete messi? Siamo ancora sequestrati. Però lavorate? Sì. E i bufalini maschi? Mandiamo al macello. Voi scaricavate anche nel lago, no? Qua lago? No, neanche questo è vero? No. E le tubature che hanno trovato che portano al lago dei liquami? Abbiamo fatto noi il canale per far andare l'acqua là. Questo è stato il problema. Poi ve lo siete fatto da soli? Sì. Che non si può fare? Come mai? Vi siete fatti un canale fai da te che andava al lago? Solo che cacciamo i soldi, roppe male. Con il liquame poi... delle bufale che andava nel lago? No, non si può era fare. L'acqua sporca che pioveva nel piazzato. Ci stavano due capannoni che non c'era la congestione. Cioè erano capannoni abusivi? Un capannone. E l'avevate costruito senza autorizzazione? Ci sbaglia a capo mio, chi è cade in aula? Tutto quanto qua. Tutto abusivo qua? Vabbè, però mo ci stanno a mettere tutto quanto a posto. Il problema dei bufalini rimane però, nella zona, il problema dei bufalini no, maschi. No, ma non c'è più il problema nella zona. Perché? Perché noi è uscita la legge che praticamente dopo i 20 giorni li metti la marca auricolare e vanno a macello. Ci sta la troupe di Michele Santoro, giusto? La troupe di Michele Santoro, sì. L'impiegato del macello prima dice che oggi non macellano i bufalini. I bovini oggi sono. Oggi sono bovini di macelleria. Poi che non può chiedere al titolare l'autorizzazione per farci entrare. In questo momento però il titolare non c'è. Poi però dice che potrebbe autorizzarci il veterinario presente nel macello. Che ovviamente noi siamo sorvegliati dai veterinari 24 ore su 24, o meglio al momento della macellazione, che altrimenti la macellazione non sarebbe possibile, quindi parliamo con i veterinari, vediamo se è possibile. Non... Perché ogni volta che macellate sono i veterinari sempre. Noi non possiamo macellare senza veterinario. Sarebbe possibile parlare con un veterinario? Certo, un attimo. La veterinaria non c'è.
Non possono macellare senza il veterinario, ma l'idea non c'è nessuno. Noi abbiamo il veterinario ufficiale che non c'è in questo momento. Da fare in ufficio. Ci mancherebbe, è solo una domanda, ma arrivano più bufalini adesso del passato oppure no? Ma non c'è una cosa fissa. Ero venuta per capire se è vero che oggi si macellano più bufalini, anziché lasciarli morire di fame. Invece mi sono trovata in una struttura che forse macella senza il veterinario presente e che sembra voler nascondere qualcosa. Ah, qua ci sono i bufalotti. Voi non li potete vedere perché non sono riuscita a inquadrarli con la telecamera nascosta. Ma davanti a me ci sono due bufalini nel corridoio che aspettano di essere macellati e uno da solo, in questo stanzone vuoto, che muggisce. Ma avevi detto che non c'erano oggi i bufalini? Ho detto non è una cosa fissa. Sta solo guardando? Sì. Non si può neanche guardare? No, perché qua non può cedere lei. E non sto cedendo, sto guardando. Abbiamo ricevuto una segnalazione che qui ci sarebbe un bufalino morto e stiamo andando a vedere, dietro di noi ci sono due allevamenti di bufale e ci hanno detto che il bufalino è qua. Lì vedo delle ossa, guarda. Guarda, qua ci sono delle ossa. Guarda, qua ci sono delle ossa. E guarda qua. Un bufalino. Sarà qui da qualche giorno, sembra che abbiano provato un pochino a interrarlo. E lì c'è un allevamento di bufale. Arriva la macchina. È suo l'allevamento? Io sono una giornalista, ho appena trovato un bufalino morto qua. Com'è? Non è terreno suo, però l'allevamento è suo, no? E di chi sarà quel bufalino maschio? Se li trovo, se porto, lei a casa. Il bufalino? Di 1000 euro l'anno diremo di queste cose. Però andrebbe portato al macello, no? Dobbiamo pagare pure un macello. Lo sai che si paga anche il macello? E quanto costa? Ci costa 20 euro, 30 euro. E per risparmiare 20-30 euro lo buttiamo lì così il bufalino? Però se poi ti beccano è un problema. Cazzi nostri. E il bufalino non le fa un po' pena? No, perché sì. Niente. Quando mangi la carne non ti fa pena. Infatti non la mangio la carne. La erba. raccogli e mangi. Buongiorno. Che è successo qua? Salve Giulia, piacere. Ciao, piacere. E abbiamo trovato un bufalino. Dove? Morto lì nel mezzo. Lo vuol vedere? Da molto. Guardi, è freschino, eh? Guarda. È proprio dietro al vostro allevamento. Qua ce ne sono parecchi di allevamenti, non è che ne ce n'è uno solo. Hanno provato anche a nasconderlo, no? Interrandolo. Non lo so. Vi dico bugie perché manco da parecchio qua. Quindi adesso devo chiamare il carro funebre e farlo venire a prendere. Si chiama carro funebre? E come si chiama il carro funebre? Ma non lo so, chiedo. Smaltimento, carro funebre, come si chiama? Come voi come li chiamate? Quelli che ritirano queste carcasse? Non lo so, chiedo. Le ditte di smaltimento, sì. Ha visto? Che fa? Fa, non si deve prendere cose se deve fare l'uomo. Interrato dietro al suo allevamento? È giusto che si dovrebbe interrare, però alla fine. No, non si dovrebbe interrare, bisognerebbe portarlo al macello. No, sarebbe meglio che si interrerebbe, forse. No, si deve. No, per legge andrebbe portato al macello. Sempre per legge, però, qua parliamo. Ma perché la legge dove sta, scusa, qua? La legge esiste in Italia. Ha ragione, che bisognerebbe chiamare, cioè da chiamare, chissà da chiamare, se da avrei. Perché uno mica sta sempre sul posto che sta a guardare chi è bene a buttare, chi non è bene a buttare. Lei quante bufale ha? Io ce ne ho una novantina. Ah, poche, non ne ha molte. No, però. Abbiamo un'azienda mediocre. Su 90 bufale? Riprendi. Su 90 bufale una quarantina di bufalini maschi le nasceranno all'anno? Forse una settantina. 70 bufali maschi all'anno nascono? Sì, su sta cosa, loca, io sono detto, andalo dopo. Spegni. Nascono 70 bufali maschi? Minimo. Ma tu sai che a noi non ci li pagano, scusa la parola, un cacchio di queste cose?
È un problema questo, per la mozzarella di bufala che... è mica questo il problema, la mozzarella. Allora, il problema è un problema. È un problema per la mozzarella di bufala che ci sia questo, no? Però giustamente, non è che è una... non va. Per questa sciocchezza, no. Uno deve fare... cioè, mo si chiama il carro funebre e si fa togliere. Una pubblicità, non è scrivere. Secondo lei questo non è un problema per la mozzarella di bufala? Problema? Che per fare la bufala ci siano sti bufalini abbandonati, morti? Fa, questo fa la mozzarella di bufala. Lo fa il latte, mica lo fa questo. Questo è il costo della mozzarella di bufala, avere questi vitellini ammazzati. Scusate un momento. Se lo sapevo, mica glielo mettevo così. Penso di no, giusto? No, non è che l'ha messo lei, l'abbiamo trovato qua. Dicendo, perché io, qua ci sono anche altre ossa. 5 euro, si prende il carro funebre e glielo faccio togliere. Il nostro infiltrato si prepara. È riuscito a entrare in 3 allevamenti di bufale. Qui siamo a Pontinia, in provincia di Latina. Ah, bollino do quando io metti. Questo andrebbero messi una settimana. Però tu. Aspetta. Mezzo e mezzo. La legge dice che l'allevatore deve mettere la marca auricolare a ogni vitellino entro i 20 giorni dalla nascita. Così viene registrato in una banca dati. L'allevatore invece ha appena ammesso di aspettare fino a un mese e mezzo prima di registrare il bufalino. Se è maschio può liberarsene tranquillamente. Se è femmina e muore, come spesso succede quando sono giovani, non deve pagare una ditta specializzata per smaltirla. E come fa quando morono? Sono lì, non ci si è messo ancora a bollino, niente. Fai la buca e metti lì sotto. E quelli che sopravvivono? Sono tenuti così. In box piccolissimi, in mezzo alla loro pipì, tutti ammassati e senza mai la possibilità di uscire. La legge dice che ogni vitello deve avere a disposizione uno spazio che gli permetta di coricarsi e alzarsi senza difficoltà. E pipì e cacca devono essere rimossi per questioni igieniche. Non sembra questo il caso. Di dinosauro questo. Sono osso di dinosauro, disse, dalla preistoria. Può essere. Andiamo a vedere le cose molto più serie invece di vedere queste cazzate qua. Questo vitellino come si trova, che non si trova. Da miliardi di anni. Non possiamo sussurrare. Lei la chiama cazzata, però non è proprio una cazzata. Alla fine sì. Quelli che li fanno morire di fame, quelli che li legano e li fanno annegare nel fiume. No. Quelli che li fanno mangiare dalle bestie selvatiche, ma potranno fare sta fine sti bufalini? Non è meglio che se ne faccio le bestie selvatiche. All'estero nei boschi vivono insieme ai lupi? No. Allora vado a vivere un po' insieme. Ma i suoi animali non vivono nei boschi, vivono nel suo allevamento. Ma perché a me io c'avevo un asinello, non è scappato e l'ho trovato ciupanato. Quello è un conto, abbandonarlo appositamente è un altro. E chi lo abbandona? Se ne scappano da solo. Appena nato questo? Sì. E da quanto è nato? Ma sarà oggi, nel primo pomeriggio. Si sta asciugando, vedi? Eccola qua la mamma, vedi? Qual è? Questa qua. Questa vedi? Che infatti non lo tocchiamo che sennò facciamo arrabbiare la mamma. Se lo difende, hai visto? Quasi non riesce a reggersi sulle zampe. Eh sì, ma sono poche ore. Ora bagnato, vedi? Una femminuccia. Quindi avrà una lunga vita. Una lunga vita. A differenza dei maschietti. Ne ha tanti. Quanti giorni hanno? Ma ci sta roba da 7 giorni, 8 giorni, 9 giorni, 10 giorni. Quanto tempo stanno con la mamma? Con la mamma stanno 8 giorni, in modo che pigliano il colostro. E poi entrano qua dentro? Entrano qua dentro, dopo 20 giorni vengono bolati e marcati. Questo diciamo è un po' il nido che noi abbiamo per i bambini e qui ce l'abbiamo per i bufalini. E perché voi vi tenete i maschi? Chi ve lo fa fare?
Perché non li abbiamo mai ammazzati noi. Esiste lo sbocco commerciale per la carne di qualità. Dispiace anche mandarli al macello. Alla fine ci si affeziona. Questi sono tutti maschi? Tutti maschi, gli ultimi sono quelli che sono già quasi pronti per la macellazione. E a quanti mesi vanno? Tra i 18 e i 24 mesi. Non è uno spreco mandare al macello questi animali a soli 10 giorni come fanno gli altri? Ah, sì, sicuramente. E perché costa di più la carne di bufalo? Perché l'accrescimento dell'animale bufalino rispetto all'accrescimento degli animali specializzati da carne è inferiore. In un giorno, a parità di alimento, il vitello normale ha un accrescimento che arriva anche a 2,5 kg al giorno. Quindi cresce di 2,5 kg al giorno? E il bufalo? 900 grammi. Ah, però. Siamo nella sala mungitura di un allevamento ad Amaseno, in provincia di Frosinone. Un paesino che si basa sulla mozzarella. 4.000 abitanti per 14.000 bufale. L'obiettivo è prendere più latte possibile. E ogni mezzo è buono. Anche mettere un sasso che faccia pressione sulla mammella. Altro allevamento, a Pontinia, in provincia di Latina. Qui hanno scelto di fare la mungitura con la trazione manuale, perché, come spiega l'allevatore, l'obiettivo è sempre quello, prendere più latte alle bufale. La moglie dell'allevatore è impegnata a strizzare fino all'ultima goccia di latte dalla mammella. Le bufale però non sembrano gradire. L'allevatore dà il latte a un grosso caseificio. Quindi il latte che produce qua riesce a mandarlo a Francia. Il gruppo Francia fa mozzarella di bufala DOP. Anche l'altro allevamento a Pontinia fa mozzarella di bufala DOP. Qui la trazione automatica. Significa che la macchina si stacca da sola quando ha finito di prendere il latte alla bufala. Ma per evitare che dia i calci, l'operaio le lega la zampa alla macchina. La pratica è chiaramente illegale, ma in questa fila hanno tutte le zampe legate. Per non far scalciare le bufale, qui danno direttamente le bastonate. Il vitellino nato da poco è stato legato con una corda. La legge dice che i vitelli non possono essere legati. Il vitellino viene immediatamente separato dalla mamma. Per i primi giorni il latte della mamma, che si chiama colostro, non è adatto al consumo umano e va dato al vitello. Ma è comunque una macchina a prendere il latte dalla mamma e poi è l'allevatore a farlo bere al vitello. Dico, stai a ciucciare, stai a vedere che il latte ci va, no? Ciuccia, no? No. Sono forte, non ci vuole barare, non ci vuole barare, Sono capace da morire, ma non so barare. Ah, ma perché non si lascia direttamente il vitello con la mamma, almeno per i primi giorni? Il rischio è che la mamma si abitui al vitello anziché alla macchina e non dia più il latte una volta che i due vengono separati.
La separazione è un trauma e più passano i giorni insieme e più mamma e cucciolo si legano. Ma per l'allevatrice di Amaseno insegnare al vitello a bere il latte dal secchio è un'impresa. Questo è proprio andato a fare il in natura, infatti, il vitello mangerebbe con la testa verso l'alto, attaccato alla tetta della mamma. L'allevatrice prova a insegnargli il contrario e i metodi non sono dei più gentili. Stai a mangiare, forza la cincia. Non capisco, stai a mangiare. In questo allevamento i box sembrano puliti. Tuttavia non rispettano la legge, che dice che i vitellini, costretti a vivere da soli, devono poter avere un contatto diretto con gli altri animali. Qui i cuccioli è come se fossero murati vivi. Anche questo terzo allevamento fa mozzarella di bufala DOP. Paolo! Come va? Lui è Paolo Bernini, il parlamentare che ha organizzato il blitz di oggi. Sto aspettando la macchina militare del maresciallo, così scendiamo giù e andiamo a vedere l'allevamento. I carabinieri tardano e gli attivisti e il veterinario che accompagnano il parlamentare sono preoccupati che l'allevatore, che probabilmente ci ha già visto, stia sistemando le cose. Non avevamo più niente. Ma certo, ma perché non, secondo me è stato organizzato male, posso dire? Non toglieranno tutto, che non ce la fanno, però fondamentalmente toglieranno quasi tutto. Finalmente arrivano i carabinieri e andiamo nell'allevamento che ci è stato segnalato ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Siamo a pochi chilometri dall'altro allevamento che abbiamo visto, quello con i bufalini maschi che vengono fatti crescere per fare la carne. Ci chiedono di spegnere le telecamere, quindi filmiamo di nascosto. E guardate quello che ci troviamo davanti. Oddio, guarda gli zoccoli! Guarda. Le bufale stanno tutte sul cemento, quindi le unghie non si consumano, crescono anche perché stanno nell'umidità, perché sono sempre sporche, scivolano facilmente, non hanno possibilità di aderire e consumarsi, quindi si allungano e tendono a sollevarsi. Per loro è una vita sul dolore. Le bufale hanno un sistema termico a livello di pelle dove dovrebbero essere sempre bagnate, no? Perciò dico, dovrebbero avere proprio questi laghetti dove bagnarsi, qua dove si bagna, nella cacca. Guarda, è proprio tutta una melma di soli liquami, di cui anche tutto il loro corpo è immerso. Ci stanno anche arrivando gli schizzi di liquami. Questi due enormi vasconi sono tutti liquami, infatti ci sono un sacco di mosche e insetti. Cosa hai trovato, Paolo? Versamento di liquami nel suolo, quindi inquinamento. Che va a finire? Chissà. Va a finire la falda. Si sente anche l'odore, basta seguire la scia dell'odore dei liquami. Ah, un rusciallo così, un rusciallo di liquami. E cola tutto. Mamma, che puzza. Devastante. Ammazza che bastonate, oh. È normale che per spostare le bufale gli diano delle mazzate, no, non sulla so, schiena? Quelle là fanno solo rumore, non no, perché il rumore è forte, quindi ci siamo un po' impressionati. Fanno solo rumore, Lui è il veterinario dell'ASL di Eboli, venuto per controllare lo stato degli animali. La situazione è normale, allora fiscalmente, sanitariamente, sì. Stiamo a posto. La vita è questa,
siccome delle persone sono costrette a vivere in determinato modo, stellevamenti vivono così. Però c'ha gli zoccoli tutti allungati. Gli zoccoli si allungano, le unghie crescono. Per col cemento però, non col terreno. Siamo un'altra volta, è il gatto che si, è il cane che si morde la coda. Finché ci saranno allevamenti consentiti col cemento. Da quando la legge ci permette che possono stare sul terreno battuto, le unghie non ci saranno. Ma quando devono stare sul terreno, perché se no inquinano il fardo acquifere, allora devono stare così. È normale che ci sia tutto questo letame lì dentro, cioè queste bufale navigano nel letame. Ma lo puliscono quando possono, non è. Però non rischia di infettare il latte di bufala? Ma non rischia il latte, ma perché vedi qua ti faccio. Sì. Sono animali. Cioè, gli danno una sciacquata prima. No, hanno tutto, guarda, l'asciugano e ci attaccano la testa. Però, cioè, sono sporche, nel senso, qua ci sono i resti di cacca. No, resti di cacca, ma sono resti di erba gerita. Se i resti di cacca infettano le mammelle. Mi sembra la struttura potrebbe invitare qualcosa. Beh, per terra sì, è sporco. Ma il latte non va per terra, non è che lo raccolgono per terra. No, ma l'importante è che, no, cioè, qua è un po' sporco, l'importante è che le mammelle siano pulite, insomma. Questo allevamento era stato chiuso in passato? Multato sì, è stato multato, ancora oggi è sotto vincolo sanitario. Ah, allora c'aveva problemi di salute? Sì, altri problemi di cosa, però ha avuto dei sospetti di problemi di salute che si sono risolti. Ma qual era il problema? La tubercolosi. Se una bufala soffre di tubercolosi, il latte della bufala? Il latte va pastorizzato. Torniamo dal nostro infiltrato, che rischia di beccarsi gli schizzi di pipì in sala mungitura. Eppure di cacca. L'operaio di Pontinia fa una puntura a tutte le bufale. L'ipofamina è un farmaco che aumenta la produzione del latte. Il principio attivo è l'ossitocina, che va a stimolare direttamente l'utero. Anche l'altro allevatore di Pontinia fa una puntura a tutte le bufale. È la prima volta che in Italia viene filmata la somministrazione di questo farmaco per stimolare la produzione del latte delle bufale. E sembra una vera e propria prassi. Quindi con l'ipofamina scende il latte. Se no ci vorrebbe il doppio del tempo, no? Lui? Con l'ipofamina. È proprio un acceleratore, no? È il farmaco proprio che accelera. È quello che se c'è un volume scende il latte, è la stessa soltanto. Anche l'allevatrice di Amaseno fa una puntura di ipofamina. Ma sentite cosa dice. Facciamo un po' di ipofamina, no? Faccio calare l'asse. Però che la fa pure male all'utero perché dopo si può pure farla per tutto. Come ogni farmaco andrebbe somministrato sotto controllo veterinario. Vabbè, il latte della madre da 8 giorni non andrebbe consegnato all'attaglio. Però accorciamo sempre un po' i tempi. 8 giorni sono tanti. Eh? 8 giorni sono tanti. Loro dicono che il latte è il colostro, è come se tu ci facessi un antibiotico, è la stessa cosa. Allora se quando arriva ai gatti clinici il latte sbaglia in modo diverso. Invece per l'antibiotici? Il latte con l'antibiotico qualche volta qualcuno si sbaglia, manda il latte insieme all'altro, basta che il telefono, e loro non è che non fanno il formaggio di una trasformazione, un procedimento diverso. Camorra così qui non c'è? No, legata agli allevamenti di bufale no. Ti posso dire che questi allevamenti qua sono allevamenti genuini, naturali. Tutti? Neanche uno? Vabbè. Allora, zero allevamenti con problemi? Zero allevamenti. Ha avuto già dei trascorsi questa azienda? Sì, trascorsi di infiltrazioni
a parte i clan camorristi, adesso c'è un curatore che... Addirittura la camorra in questo allevamento? Sì. E come fai a saperlo? L'ha detto l'arma dei carabinieri prima. Ah, le ossa. Le ossa dei bufalini che non servono più, perché non servono proprio. Questi sono ossa di bufalini cuccioli? Esatto. I maschi non servono nella produzione del latte, quindi sono le scarte. Questi sono i vasconi dei liquami, no? Esatto. Ora aprono direttamente. Ah, tramite questi tubi? Aprono e fanno uscire il liquame? Cioè, questo è semplicemente quello che scaricano dal vascone dei liquami? Il sì. Laghetto di cacca. Sì, questo poi va a finire nella falda acquifera. Ma hai visto qui che roba? Questo non è legale. I resti che abbiamo trovato qua di ossa? Vecchi, sono vecchi, per favore. Ma vuol dire che hanno buttato i bufali così? No, vabbè, non lo so, può darsi pure che era la macelleria, quindi come facciamo a sapere? Come la macelleria? Non possono venire dalla macelleria qui. Beh, sono dietro l'allevamento, verrà da questo allevamento, no, il resto di bufali? I cani. Cosa i cani? I cani, non potete portare i cani, tutto qua. Non possiamo, noi dobbiamo sempre essere garantisti, però. Ma io non posso dire che mia moglie è a casa e faccia la santa, scusa. Io lo spera? Lo spero. Come speriamo che non ammazzino i bufalini, insomma. Lo sai che mi hanno detto che c'erano state le infiltrazioni camorristiche in sto allevamento? L'ha detto Nas. Ma perché dici così? È perché l'ha detto Nas. Io non dormo con il proprietario di questo allevamento, io non so che fa. No, ha detto qua che la camorra non c'è, il carabiniere ha detto che invece... Il proprietario di questo allevamento, c'è dei familiari che sono stati... che hanno lo stesso cognome e sono degli zii. Cognome lui, di camorristi. Lui paga lo scotto di quel cognome. Però lei mi aveva detto che questa zona è camorra free. Che ti sto dicendo? Che il parente è lontano? Il parente è un cugino. Lui, e quindi lui non è un camorrista. Quando è venuto da me, che gli avevano sequestrato da me, per questi problemi qua, mi ha detto loro se questa cosa. Ha detto io non c'entro niente, perché lui è uscito sul giornale. Quando l'hanno sequestrato, io purtroppo mi chiamo così. E perché gli hanno sequestrato perché l'allevamento? Perché si chiama così. Cosa hanno detto i carabinieri? Hanno detto sequestro per lo sversamento, per le condizioni dell'allevamento. In quello che sembra essere un limbo senza controlli, succede che per far muovere le bufale vengano date bastonate sulla colonna vertebrale o sulla testa. O anche solo per punizione. Questa è una zoppola, sai che significa zoppola? È ignorante e basta. Negli zoccoli ci sono le terminazioni nervose e lì le bufale sono molto sensibili. Una martellata deve fare davvero male. Il maltrattamento animale è un reato punito dalla legge. Guarda, questo si sta quasi a rifare. Però per esempio questo, guarda. Vedi? C'è tutto il sangue. Vedi? Non sorprende che a questi ritmi e con questa vita le bufale si ammalino. Non devi attaccare praticamente a tipo zizzo, perché è sangue. Per me questo gliene ha visto 3, 4. È perché uno, quello qua in termine di bufala, no? Quello necessario per portare. C'è un po' di sangue. In tutti e tre gli allevamenti, l'infiltrato ha trovato bufale a cui usciva il sangue al posto del latte. Sono bufale che soffrono di mastite, che andrebbe curata con gli antibiotici. Io quando elimino le bufale, io elimino le bufale che non si devono fare, che non rimangono gravi. Bufala che perde il capello. Già se ne rimane a tre come quella che stava dietro, pure. Via. Bufala a due capelli. Qui non ti conviene Ad alcune bufale viene messo l'anello al naso, per evitare che prendano il latte dalle altre bufale e lo rubino quindi alle macchine. Anche anelli come questo. Aiutano pure i figli miei, eh. Sta male che a bufala, chiamo loro. Non è che ogni volta chiamo il dottore perché... Non c'è tempo a niente.
hanno spesa pure. Chiami cioè, loro e come te danno mano? Se qualche bufala prolassa, sai che è il prolasso? Certo. Loro lo sanno qua, ce lo sanno rimettere lui. E quelli dell'ASL la stalla sta bene, una volta ogni due anni. I veterinari passano. Eh sì. Sì, però non dicono niente. Niente. È tranquillo. Prendi campione. Prendono solo i campioni del latte, sì, e basta. Roberto Battaglia, allevatore di bufale, consulente di Italy per la mozzarella di latte di bufala e con una sua storia molto particolare, infatti è venuto qui scortato da due agenti, di questo ne parleremo dopo. Abbiamo visto delle brutalità indicibili, bastonate sulle zampe delle bufale, martellate sugli zoccoli, proprio poi laddove ci sono le terminazioni nervose. È difficile dare una spiegazione a crudeltà del genere? L'allevamento degli animali è sicuramente una cosa difficile già di per sé, ma purtroppo ci sono degli operai o degli imprenditori, dei titolari che usano delle violenze gratuite e anche ingiustificate, perché dare una martellata sulla zampa di un animale significa che quell'animale si ricorderà che quando entra può avere un'altra martellata. Quindi significherà avere una mungitura più difficile. Quindi in realtà ottengono l'effetto contrario, di certo non va ad aiutare, però abbiamo visto anche zampe legate alle macchine per non far scalciare le bufale, abbiamo visto quel sasso sulla macchina di mungitura per fare pressione sulla mammella. L'obiettivo è sempre uno, prendere più latte dalle bufale, ma sembra che ci siamo dimenticati che quelle non sono macchine ma sono animali. Quando l'animale sta in mungitura, la mungitura è la fase più delicata dell'allevamento. E la bufala è ancora più delicata, e vero? La bufala è ancora più delicata, perché sicuramente è anche un animale più difficile da gestire rispetto alla vacca da latte. Perché? Perché è un animale che ancora vorrebbe stare allo stato brado. Quando però la mungitura non viene fatta bene, nel capezzolo rimane qualche residuo di latte. Parliamo quindi della mastite, per la esempio. Famosa mastite. E abbiamo visto il sangue che esce dai capezzoli, quindi al posto del sangue, latte, il sangue. Ancora un'altra cosa. Purtroppo parecchie bufale, quando stanno strette, litigano tra di loro e si danno le testate e con le corna si possono fare male. E la cosa più facile è che una vena si rompa e quindi nella mungitura esce, oltre al latte, esce anche il sangue. E per curare la mastite? Vogliono poi gli antibiotici. Il latte con gli antibiotici non può assolutamente essere consegnato. Perché se uno solamente pensa che quella mozzarella la possa mangiare un bambino o una donna incinta o una persona anziana, è grave. È gravissimo. Ma il caseificio che riceve un latte del genere non se ne accorge? Cioè... Dipende dalla percentuale. Sicuramente se lui riceve 10 quintali di latte e ci sono 50 litri con l'antibiotico, sicuramente il casero esperto se ne accorge, perché incomincia a tardare la coagulazione. Però tutti i caseifici oggi, quasi tutti, sono organizzati con dei kit veloci che prima di iniziare la coagulazione si accertano che non ci sia presenza di antibiotici. Quindi questo è sempre verificabile, se il caseificio lo vuole verificare lo può fare. Assolutamente, in maniera certa. Abbiamo visto anche una cosa che io non sapevo proprio dell'esistenza di questa pratica, cioè questa puntura che viene fatta alle bufale per far scendere più velocemente il latte, una puntura di ipofamina. Sì. Purtroppo ci sono delle bufale, soprattutto delle manze, cioè le manze che hanno partorito la prima volta, che non sono abituate ad entrare in sala mungitura e quindi il caso estremo è quello di fare una leggera percentuale di ipofamina, ma deve essere un'ultima ratio. Anche perché l'allevatrice lo diceva, no? Che può provocare addirittura gli aborti, quindi non è una cosa da prendere infatti, così alla leggera. Ma non solo, ma se poi l'animale si abitua ad avere sempre questa puntura, purtroppo significa che c'è una spesa maggiore per la mungitura e soprattutto addirittura si arriva all'inverosimile che bisogna fare una puntura anche senza nulla, ma la bufala, sentendo la puntura, cala il latte. Proprio perché si è abituata. Bravissima.
Il problema è che l'ipofamina è un farmaco e come tutti i farmaci andrebbe prescritta sotto controllo veterinario. Non è che si possono dare i farmaci così agli animali. Infatti noi, se le autorità vorranno intervenire rispetto a quanto abbiamo appena mandato in onda, noi siamo qui a disposizione, ovviamente pronti per collaborare e poter denunciare questi allevamenti. Ma io infatti le chiedo, ma i controlli dove sono? Ma i controlli ci sono sicuramente, ma purtroppo, così come ci sono tanti allevatori onesti e persone per bene, come abbiamo visto quell'allevatore che si è riuscito a creare una nicchia di mercato per l'allevamento della carne di bufalo, così ci sono tanti allevatori, ci possono essere, non tanti, io mi auguro siano sempre meno, allevatori disonesti che fanno morire il vitellino maschio perché non vedono una possibilità di trarne un profitto. Questa è un'aberrazione veramente incredibile che lascia bocca aperta. Cioè, perché il bufalino maschio viene ritenuto inutile o un coso, come l'ha definito quell'allevatore, che non fa il latte, allora per anche solo risparmiare quei pochi euro per mandarlo al macello, ci sono degli allevatori, come abbiamo visto, che preferiscono semplicemente farli morire di fame e di sete oppure farli annegare nel fiume. Ma secondo me bisogna punire in maniera decisa quei pochi allevatori che vanno a danneggiare tutti gli altri che sono onesti. Dipende da quei pochi allevatori, ma io dico dipende anche dai controlli, perché sono andata a vedere nella banca dati nazionale, che è dove vengono registrati tutti gli animali allevati in Italia, e risulta questa cosa che ha dell'assurdo, cioè che nascerebbero più femmine che maschi di bufalo, che ovviamente è una cosa impossibile. Perché il 50% della percentuale. Un anno può nascere il 60%, può succedere che il 60% delle femmine e il 40% dei maschi e un altro anno il contrario, ma la media è il 50%. Ma infatti quello che significa è semplicemente che ci sono alcuni che li fanno sparire prima di averli registrati, di aver messo appunto quella marca auricolare, e quindi non risultano neanche nella banca dati. Ma io dico, se ci sono i numeri che ti dicono già questa cosa, che è così lampante, perché non c'è un intervento di petto? Io dico, perché aspettare i 20 giorni per mettere la marca auricolare? Io farei immediatamente mettere la marca auricolare dopo il parto. Io cercherei di creare anche un incentivo per gli allevatori per fare in modo che comunque chi rispetta la legge sia in qualche modo premiato. Anche perché altrimenti è un costo tutto sulle spalle dell'allevatore. Assolutamente, la gestione sì. di questi bufalini che poi appunto non diventano carne. E perché non diventano carne questi bufalini? Me lo spiega? Ma perché non possono essere animali da carne? Perché non c'è un consumo forte del bufalo da carne, il bufalotto maschio, che poi non è da carne, è sempre da latte. Quindi il costo si alza notevolmente per poter allevare l'animale maschio da carne. Perché ci mette di più del vitello normale a crescere, quindi costa di più. Assolutamente sì. Quindi il consumatore sì. dovrebbe pagare di più per comprarsi quella sì. carne di bufalo. Assolutamente sì. La gente mangia carne sempre di più di animali allevati in Spagna, in Francia, in Germania, e sempre meno allevati in Italia, perché allevare in Italia costa purtroppo in più rispetto ad altre nazioni europee. Però quell'allevatore diceva che la carne di bufalo in realtà sarebbe una carne ricca di proprietà nutritive, che è povera di colesterolo, ricca di ferro, quindi noi in pratica abbiamo rinunciato alla qualità di questa buona carne per averne un'altra più a basso prezzo. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, io le voglio chiedere, proprio perché ci sono qui due agenti della scorta con noi che appunto devono vigilare su di lei, però lo faccio dopo la pubblicità. È possibile fare impresa nel casertano rispettando la legge e anche riuscendo a resistere alle pressioni e alle minacce dei clan camorristici? Sicuramente sì. Bisogna credere nello Stato e bisogna denunciare quando ci sono delle infiltrazioni di malavita che vuole entrare nelle aziende sane, nelle aziende pulite, e fare proprie queste aziende per poi riciclare denaro sporco. Lei ha denunciato proprio esponenti di spicco del clan Zagaria, fra cui anche il cugino di Sandokan. Perché dice che è difficile, che bisogna credere nello Stato? Oggi credere nello Stato significa anche perdere le proprie aziende,
perché i tempi della burocrazia, e quindi la burocrazia stessa, diventa peggio della mafia, peggio della camorra. Addirittura, quindi sì. Lei dopo che ha combattuto la camorra mi dice che è addirittura più difficile la lotta contro la burocrazia. Purtroppo sì, perché quando tu perdi la tua azienda, come è successo a me, perdi le tue case, perché la burocrazia ha dei tempi talmente lunghi per darti la possibilità di riprendere le aziende distrutte dalla malavita, questo non è giusto. Lei poco tempo fa ha detto che denunciare la camorra non è stata la scelta più giusta. Tornasse indietro lo rifarebbe? Io lo rifarei, però non è giusto che un imprenditore che ha avuto la sfortuna di incontrare sulla propria strada la camorra e ha avuto la possibilità di dire io non mi piego, non è giusto che quell'imprenditore poi sia abbandonato e che la burocrazia ti uccida più della camorra. Se i tempi sono lunghissimi e se poi il risarcimento arriva quando ormai tu sei distrutto, è inutile che arrivi, cioè, questo risarcimento. Cioè, se lei arriva il risarcimento che aspettava quando ormai ha dovuto chiudere l'azienda e non ha neanche più la casa, cosa se ne fa? Infatti. Roberto Battaglia, io la ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Grazie a lei. E l'appuntamento con voi invece è per mercoledì prossimo, sempre su Rai 2, guardate quello che vi aspetta. Sono a Ghedi, nella provincia di Brescia, perché la procura ha sequestrato un macello. Non è cambiato niente. Il macello riapre, il direttore generale dell'ASL è stato rinominato. Delle mucche non gliene frega niente, No. Non vederti. Mai più. Dovrebbero girare tutti i macelli e smetterla di prendere la bustarella. Siamo tutti corrotti! Speriamo di no.